Inaugurazione del comitato elettorale di Mino Borracino a Taranto, qui in via Anfiteatro 155. Mino Borracino sarà candidato al Consiglio regionale con Senso Civico, un nuovo ulivo per la Puglia. Nel suo intervento, così per presentare la sua candidatura con gli amici, con i simpatizzanti, ha evidenziato la gran mole di lavoro in questi 5 anni e si è soffermato su un aspetto importante: dare forza alle imprese per dare sicurezza ai lavoratori. Certo, la speranza è quella di far rialzare il livello dell'economia pugliese e in questo momento tarantina. Abbiamo in campo delle misure importantissime per far rilanciare l'economia. Rilanciare l'economia e rafforzare le imprese significa quotidianamente dare la possibilità a ragazzi e ragazze di poter lavorare, di poter tornare al lavoro, di poter trovare il lavoro per chi non l'ha avuto. E quindi l'impegno mio e degli altri assessori della giunta del Presidente Emiliano in questi mesi è su questo. Apriamo questa campagna elettorale senza dire nulla di nuovo, continuando a mantenere quell'impegno importante per la città, per la provincia, cose importanti che ne abbiamo fatte tantissime dal punto di vista del modello del sistema economico, ma anche sul tema del turismo, dell'ecosostenibilità, della viabilità, e quindi ci candidiamo a continuare a governare. E come nel nostro slogan, per continuare a fare bene in Puglia e nella provincia di Taranto. Una campagna elettorale che lei ha, che intende improntare sul contatto diretto con la gente, con l'elettorato. Lei ha evidenziato: non ci sono potentati economici alle mie spalle, c'è la stima dei cittadini che noi in questi 5 anni, lei ha detto, abbiamo cercato di conquistare giorno per giorno. Sì, è una scelta di campo, è una scelta che va nel solco della coerenza del nostro modo di fare politica, che è quello del contatto quotidiano con la gente, del rapporto uno ad uno, sapendo che, visto che si apre la campagna elettorale e si parla di voti, il voto si raccoglie ad uno, non abbiamo grandi potentati, non abbiamo gruppi industriali alle nostre spalle, vogliamo continuare quello che abbiamo fatto in questi anni e siamo convinti che il risultato sarà lusinghiero.